la Dropbox è chiusa, quindi le piante vivono in uno spazio, in una serra tutta loro. Io posso verificare da questa finestrella se tutto va bene. Ecco. Uno dei difetti riscontrati è che abbiamo inserito dei semi direttamente. Questo ha comportato la nascita un po' così, un po' casuale. Ad esempio, vedete qua, una piantina è nata qua, e anche nell'acqua ci sono dei semi, vedete? Ecco qua, quindi nati, quindi questo comporta che li devo recuperare e poi trapiantarli. Vado a togliere la piantina delicatamente, come la piantina, messa su e la rimetto nel bicchierino. Come si può notare, ho recuperato altre piantine dalla cultura in acqua praticamente. Adesso procediamo a metterle anche queste nei vasi. Le recupero tramite due bacchette proprio. Però ecco, funziona, ma il metodo disorganizzato di mettere i semi ha questo tipo di difetto, che è proprio quello che poi i semi si sono dispersi nella cultura e le piantine nascono libere nell'acqua, diciamo. Altro difettuccio riscontrato che si può magari anche risolvere è che quando la pompa, che è giù, ricordiamo giù, parte, l'acqua che sale su tende a far salire i primi. Chiaramente le prime piantine quindi sono più irrorate, vedete, no? Sono più irrorate d'acqua e quindi hanno una pressione maggiore che man mano si va a perdere, man mano che l'acqua scende giù e va nelle altre parti. Altro problemino ancora, ad esempio, è secondo me la pulizia, quando dovrò fare la pulizia, perché questo impianto dovrebbe prevedere anche uno scolo, uno scarto. Potrebbero essere ad esempio inserite delle valvoline per ogni tubo e quando queste valvoline sono aperte l'acqua cade da queste valvole e quindi va a svuotare i tubi, perché in questo impianto comunque l'acqua resta comunque anche quando non circola per garantire comunque una certa umidità. Non so se si nota, l'acqua c'è sempre a un certo livello perché, come potete vedere, i tubi, essendo che hanno diametri differenti, consentono che la metà del tubo resta sempre un po' piena d'acqua e non va a fare le successive. Con le prossime prove invece andremo a utilizzare semi che invece sono nati in un semenzaio fatto apposta per evitare così di utilizzare il seme, la piantina già formata e messa su.